a Tortoreto, ben rivisti, con qualcuno ci siamo visti oggi e speriamo che il tempo tenga, però possiamo dire che un po' di fresco ci aiuta in una calda campagna elettorale. Tanto grazie a tutti i rappresentanti della Lega che sono qui questa sera, ringrazio il coordinatore regionale, l'onorevole Deramo, il senatore Bagnai, il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo Incecco e il nostro coordinatore provinciale Juan Costantini, nonché sindaco di Giulianova. È una campagna elettorale, se vogliamo, difficile perché non era prevista, però possiamo dire dopo 4 anni che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Personalmente, lo sapete, ho lavorato nel settore finanziario, dopo 4 anni fa ho avuto l'opportunità e l'onore di rappresentare l'Abruzzo a Roma e devo dire che sono stati, ne abbiamo visti di tutti i colori, governi che cambiavano, pandemia, crisi finanziaria, bollette pazze, però lo spirito è sempre stato quello di portare le istanze del territorio, le istanze della Val di Brata, le istanze della Costa Teramana, le istanze dell'Abruzzo, nei palazzi e far battere anche qualche volta i pugni, perché non sempre a Roma c'è la giusta attenzione per il territorio abruzzese, molto spesso c'è più attenzione verso le grandi regioni, però posso dire che quando sono arrivato non c'era una lira per la ricostruzione. E devo dire che grazie anche al supporto della Lega siamo stati presenti politicamente in tutti i tavoli e siamo riusciti a rifinanziare. L'ultimo aspetto sarà quello di completare la ricostruzione, lo tratteremo poi in questo tour che mi vedrà personalmente impegnato insieme ai colleghi in tutti i comuni d'Abruzzo, saremo presenti anche nelle aree terremotate, però possiamo dire che il lavoro come parlamentari l'abbiamo fatto. Abbiamo portato anche le istanze, ad esempio di Tortoreto, dei lavoratori della Betanfens, una crisi aziendale che ancora oggi va avanti, però devo dire che grazie all'opportunità di poter rappresentare la Val di Brata a Roma siamo potuto portare all'attenzione del governo, del ministro dello sviluppo economico, una crisi aziendale di Tortoreto, come altre crisi aziendali, perché qui c'è anche il Linceco, abbiamo portato la crisi aziendale della Brioni. Avere rappresentanti del territorio significa dare voce al territorio. Non sto qua dopo a raccontarvi tutto quello che abbiamo fatto, sennò perderemo troppo tempo. Saluto la consigliera regionale Simona Cardinali, il nostro consigliere comunale che non vedo, Nico Carusi e Franco Cartone, che li ho visti prima. Cosa fare per il nostro territorio i prossimi anni? Allora, io intanto ringrazio Matteo Salvini, il segretario regionale e tutta la squadra Lega per avermi indicato come candidato alla Camera dei Deputati per la circoscrizione di tutto l'Abruzzo per queste elezioni politiche. Per me è un onore e per me anche è un grande peso ovviamente svolgere questo ruolo, perché c'erano molte persone che potevano ambire a questi ruoli. E quindi tutti sono meritevoli e quindi io, per me è un onore poter esserci scritto il mio nome, quindi su questo devo ringraziare il partito per aver fatto una scelta che ha fatto la Lega diversa rispetto a tanti altri partiti politici, che ha scelto di candidare rappresentanti che vivono, lavorano nel territorio abruzzese. Qualcun altro ha scelto di catapultare persone che vivono a Roma, che vivono a Ancona, che vivono in giro per l'Italia. La scelta è stata quella di invece candidare persone che potete vedere tutti i giorni. Non a caso io ho scelto questo stabilimento balneare per lanciare la mia ricandidatura, perché lo sapete, vivo a Tortoreto con la mia famiglia, siamo qui, siamo presenti, ci prendiamo anche quando c'è giustamente la critica, perché non sempre le cose vanno bene nella politica, tanti sono arrabbiati, è giusto perché ci sono tanti problemi, però nonostante le difficoltà cerchiamo di portare a termine il lavoro svolto.
cosa vogliamo fare, cosa voglio fare nel caso in cui gli abruzzesi, gli elettori della provincia di Teramo mi daranno il loro sostegno insieme alla Lega. Allora, c'è un tema importante, siamo qui in uno stabilimento balneare, il tema delle concessioni balneari. Non sto come tanti altri politici, questo forse me ne va dato atto, la schiettezza. Il tema è complicato, non possiamo venire qui dagli operatori balneari, a Tortoreto ci sono quasi 60 concessioni balneari, a raccontare che regaleremo la concessione per i prossimi 40-50 anni. Questa non è oggettivamente attuabile. C'è stata una sentenza del Consiglio di Stato, la magistratura è intervenuto e ha disapplicato, saluto Nico Carusi, una norma che aveva fortemente voluto la Lega, che era quello di rinnovare le concessioni. Quindi noi oggi non possiamo più automaticamente andare a rinnovare le concessioni balneari. Però possiamo, e io personalmente prenderò l'impegno, e l'ha detto anche Matteo Salvini nei scorsi giorni a Giulianova, sempre in uno stabilimento balneare, l'impegno è quello di assolutamente tutelare le imprese a gestione familiare. Se qualcuno pensa di poter far venire le multinazionali dall'estero a comprare gli stabilimenti balneari, troverà fortemente la nostra opposizione, perché adesso ci sono i bandi da fare. Quindi noi vigileremo, ci prendiamo l'impegno personale, perché noi viviamo qua, perché le imprese a gestione familiare siano tutelate. Quindi su questo avete la mia personale parola e la parola del partito. Altri temi su cui noi ci batteremo. In Abruzzo ci sono 190.000 persone che hanno una cartella esattoriale. E sono cartelle esattoriali, mi dispiace che a sinistra dicano che chi ha una cartella esattoriale è un evasore, un delinquente. I grossi evasori, i multimilionari che evadono. Ebbene, il 90% delle cartelle esattoriali è sotto 1.000 euro. È sotto 1.000 euro. Sono persone che magari durante la pandemia Covid non hanno avuto i soldi dallo Stato, sono stati costretti a chiudere, sono stati costretti magari a non lavorare perché qualcuno si era inventato queste app particolari che per fortuna, se noi saremo al governo e verremo riconfermati, metteremo un altro ministro della salute e non per fortuna archivieremo la gestione Speranza, che è stata una gestione per tanti e per troppi troppo fuori dalla realtà. Ma ci sono persone ad esempio che hanno avuto crisi aziendali, persone che non riescono magari a, non hanno avuto i pagamenti e quindi non riescono a pagare l'IVA e quindi hanno ricevuto la cartella esattoriale. Ecco, nel nostro programma c'è pace fiscale, rottamazione delle cartelle per permettere a quelle persone di finalmente dormire sereni la sera e la notte, non avere l'incubo di una busta che ti arriva dell'agenzia di entrata e ti rovina il presente ma anche il futuro. Un altro tema è quello quota 100. Noi abbiamo fatto quota 100, puntiamo a fare quota 41, l'abbiamo fatto e lo rifaremo. La Fornero ci ha attaccato, l'avete visto anche in TV, dice che facciamo un favore non so a chi, a solo dei privilegiati. C'è un operaio che va nei cantieri alla mattina, un pescatore che si alza alle 5 di mattina per andare a pescare, un camionista che si gira l'Italia, magari dopo 41 anni di lavoro per la Fornero, per questi espertoni che sono sempre in TV, poi qualcuno mi spiegherà, no, che competenze hanno questi per andare sempre in TV. Ebbene, dopo 41 anni, secondo me e secondo la Lega, è giusto che uno abbia il diritto, perché ha versato anche importanti contributi, di andare in pensione. C'è anche un discorso economico, guardate, se le persone vanno in pensione si liberano posti di lavoro per i giovani. E quindi permettiamo anche a tanti giovani di entrare in aziende private, in aziende della pubblica amministrazione e ovviamente diamo un ricambio per far ripartire l'economia, perché i giovani devono lavorare, non devono stare a casa al divano, aspettare che, come ha detto Letta, dobbiamo tassare i nonni con la tassa di successione e dargli la dote di 10.000 euro per fare che? Non ho capito, la paghetta di 10.000 euro per fare che? Temi concreti, noi non
abbiamo avuto tante difficoltà col governo, ma siamo riusciti a bloccare la patrimoniale sul catasto, siamo riusciti a bloccare lo Ius Soli, che non è altro che la cittadinanza facile. Significa che chi arriva in Italia, secondo la sinistra, deve avere casa popolare, perché se vedete nei comuni dove governa la sinistra, le case popolari vengono date in primis agli stranieri e non agli italiani. Bisogna dargli il reddito di cittadinanza, perché l'obiettivo della sinistra è chi arriva dargli il reddito di cittadinanza. Già oggi tanti stranieri possono prendere il reddito di cittadinanza. Tutte le truffe che avete visto in questi giorni, in questi mesi, gente che viene dall'Albania, dalla Romania per prendere il reddito di cittadinanza, con la Lega, finalmente con un governo di centrodestra, verranno bloccate. Altro aspetto importante è quello della sicurezza. Dopo verrà sicuramente trattato dagli amici, dai miei colleghi e sui quali non entro, però posso dire che ci siamo impegnati in questi anni per avere più uomini, più mezzi, più risorse sulla costa teramana. Quest'estate, grazie all'impegno del nostro sottosegretario al Ministero degli Interni, noi abbiamo aumentato il personale sia della polizia che dei carabinieri. Abbiamo in programma, abbiamo presentato anche un documento con i parlamentari uscenti al governo, di istituire qui a Martinsicuro un posto di polizia. È un altro impegno che ci siamo presi, e se il ministro degli interni sarà Matteo Salvini o un altro esponente della Lega, noi andremo a fare quello per il quale noi ci siamo impegnati. Ultimo aspetto, secondo me importante, lo sviluppo della Val Vibrata. Bevo un attimo perché... C'è un applauso! Questo è il pranzo di oggi a Pescara, quindi lo sviluppo della Val Vibrata passa da sinergia, dal lavoro di squadra fatto tra sindaci, amministratori, imprenditori, perché in questo paese c'è stata troppa invidia sociale verso chi fa impresa, verso chi ha una partita IVA, verso chi si alza la mattina per aprire un negozio, per aprire una saracinesca. Bisogna dire basta. Basta, bisogna tutelare le nostre piccole e medie imprese, e lo si fa con un fisco più equo, con meno tasse, con regole certe, con una magistratura che non è che se tu vieni messo sotto indagine perché magari non hai pagato una bolletta sei un delinquente. Quindi su questo noi dobbiamo lavorare. Stiamo portando avanti dei progetti che in questi anni ancora non si realizzeranno, però per noi ad esempio il tema dello sviluppo della Val Vibrata deve essere fatto attraverso investimenti, portare le risorse da Roma sul territorio, portare ovviamente tutto quello che manca sotto il profilo degli incentivi fiscali, dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Questo è la Lega: concretezza, lavoro di squadra, sinergia tra Parlamento, Governo, amministratori locali. Molto spesso questo può annoiare, molto spesso è molto più facile dire è tutto schifo, fa tutto schifo e non va bene niente, però vi posso assicurare che quando ci prendiamo un impegno noi lo poi portiamo a casa, tra tanti sacrifici, ma perché la gente, la nostra gente se la merita, si merita l'Abruzzo di avere, essere al passo anche con le altre regioni, avere le infrastrutture, avere un sistema che funziona, una pubblica amministrazione che funziona. Questi anni ne abbiamo visti di tutti, col Covid, uffici pubblici chiusi, magari. Anche su questo bisogna fare di più. Una pubblica amministrazione che funziona è una pubblica amministrazione che è un servizio per tutti noi cittadini. Ecco, abbiamo letto un po' di cose in questi giorni, ci siamo presi anche parecchi attacchi sia a livello nazionale che anche a livello locale. Che quelli poi del PD abruzzesi ci vengano a fare la morale dopo che hanno devastato la regione Abruzzo per anni, mi fa un po' ridere, però questo è un altro capitolo che magari toccheremo un'altra volta. Il 25 settembre non è una data così buttata lì, il 25 settembre è una data fondamentale. In tanti ci diranno, sono stufi, dicono che non vanno a votare, qualcun altro dice abbiamo già vinto quindi inutile che facciamo campagna elettorale. Guardate, il 25 settembre l'Italia, ma anche l'Abruzzo in questo contesto, e anche l'Europa devo dire, si gioca il destino, il futuro. Non lo dico, ma lo dico proprio da persona che ha
che ha dei figli e vorrebbero farli vivere in un paese normale, moderno, che dà a tutti opportunità, sicuro. Ci giochiamo il destino di questo paese il 25 settembre. Invitiamo tutti i nostri amici, parenti, conoscenti ad andare a votare, perché quelli di sinistra, guardate, si lamentano, ma poi vanno a votare. Quelli di sinistra si criticano tra di loro, Calenda e Calenda, là, Letta, Fratoianni, ma poi questi poi, il giorno dopo, dalle elezioni, si metteranno tutti insieme per fare un altro governo tecnico, per fare un altro governo dove comanda sempre il PD. 11 anni di governi, il PD ha perso tutte le elezioni e poi il PD sempre lì a governare. Quindi bisogna dare forza, forza, tanta forza elettorale al centrodestra, alla Lega. Ricordo che bisogna mettere la X sul simbolo della Lega, sennò il voto è annullato. Andiamo a votare tutti, facciamo la differenza, perché nessuna sfida può eguagliare la forza, il cuore e lo spirito dell'Italia e degli italiani. Io ci credo. Grazie. Ora lascio la parola a un amico, Vincenzo D'Incecco, capogruppo in regione della Lega. A te la parola. Capolista al Senato. Grazie Antonio. Intanto un applauso va a te, perché permettetemi di dire che noi ci siamo conosciuti in questi mesi, in questi ultimi 2 anni, e Antonio oggettivamente è una persona per bene, un deputato della Repubblica che ha svolto il suo lavoro con efficienza, con dedizione, con attenzione al territorio, con attaccamento alla comunità in cui lavora e con la quale lavora tutti i giorni, è una risorsa importante per il vostro territorio e per il nostro partito, e quindi io sono onorato e fiero di coinvolgere, di fare questa battaglia e questa campagna elettorale al tuo fianco. Lo sono perché in te, oltre a trovare un collega di politica, di battaglia politica, ho trovato anche un amico, una persona sulla quale poter contare anche nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui abbiamo dovuto, come dire, condividere scelte magari difficili o complicate, e per questo che noi siamo ancor più convinti di fare una battaglia, una campagna elettorale a 300 km orari. Dico questo perché hai detto e hai portato sul tavolo l'attenzione di questa platea temi importanti, sei entrato anche nello specifico delle battaglie che hai condotto all'interno della Camera dei Deputati. Io dico che questa squadra che questi giorni si sta presentando all'Abruzzo con personalità importanti, al nostro tavolo c'è il senatore Bagnai, una figura di cui l'Abruzzo si onora per il lavoro fatto in questi anni e per quello che farà nei prossimi anni, c'è il coordinatore regionale che oggettivamente è il miglior coordinatore regionale che la Lega potesse avere per affrontare questa competizione elettorale e non solo, e per programmare il futuro. Noi dobbiamo convincere i cittadini abruzzesi che il 25 settembre, come hai detto tu, l'Italia può, dal 25 settembre, può e deve modificare e cambiare per far dimenticare quello che è successo negli ultimi anni. Negli ultimi 11 anni, anche a causa del sistema elettorale, l'esito delle elezioni è sempre stato complicato, non ha mai consegnato a questo paese un governo certo, e in questo momento, in questa fase di difficoltà, appunto negli ultimi 10 anni, quindi abbiamo viste tante, per un motivo o per un altro le alchimie politiche hanno visto il centro delle scelte decisionali di questo paese sempre il PD. Il Partito Democratico, nonostante le abbia perse tutte, poi nelle istituzioni le ha sempre vinte, ha sempre condotto i governi, ha sempre avuto un ruolo importante nelle scelte economiche, e abbiamo visto a che punto siamo arrivati in questo paese. Il 25 settembre possiamo, per la prima volta, l'Italia per la prima volta può avere un governo stabile, certo, duraturo, che ne dicono i Soloni che hanno descritto questa fase come una fase complicata per la stabilità di questo paese, ci hanno detto che le elezioni erano il male assoluto, ci hanno detto che era impossibile organizzare le elezioni, che dovevamo per forza durare anche in una difficoltà e senza maggioranza. Quello che invece non accade negli altri paesi, che quando si trovano a dover fare scelte importanti si affrontano si adoperano per, attraverso le elezioni, consegnare al loro popolo, al proprio popolo, un governo chiaro,
è definitivo e distintivo. Questo possiamo fare il 25 settembre, lo dobbiamo fare per gli italiani, perché i nostri punti sono chiari, sono pochi, lineari e semplici. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo governato. Salvini nel primo anno di governo Conte 1 ha dato un input importante su tanti fronti. Si era preso degli impegni con gli italiani, aveva detto che questa immigrazione selvaggia doveva essere fermata, e in quell'anno ha dimostrato che si poteva fermare l'immigrazione, al punto tale da ricevere un processo, anzi più processi, per quello, per aver fatto il suo lavoro da ministro degli interni. Aveva detto, la Lega aveva detto che avrebbe lavorato affinché si affermasse quota 100, e tanto è stato. Avevamo detto che era importante avviare un processo di riforma del sistema fiscale inserendo la flat tax, e tanto è stato. In quell'anno la Lega è cresciuta tanto, perché ha dimostrato per la prima volta agli italiani che un partito al governo poteva fare quello che aveva promesso in campagna elettorale. Poi è successo il patatrac, ci siamo dovuti comunque, per le necessità di questo paese, sedere intorno a un tavolo anche con partiti attraverso i quali, con i quali non condividiamo nulla. Abbiamo cercato di limitare i danni che avrebbero potuto fare al governo senza la presenza della Lega. Oggi ci troviamo nelle condizioni di poter affermare il 25 settembre che per i prossimi 5 anni l'Italia avrà un governo stabile, duraturo, certo, con idee chiare. Bloccare l'immigrazione, limitare e sicuramente migliorare il sistema fiscale di questo paese, assicurare una giustizia certa nelle grandi città e anche nei centri che vivono e vediamo quotidianamente situazioni di degrado e di microcriminalità, lavorare per affermare i temi della famiglia, della vita, dei valori non negoziabili. Questo faremo insieme anche all'affrontare un tema fondamentale, che è quello della indipendenza energetica di questo paese. Noi non possiamo più subire come paese, come sistema Italia, le scelte di terzi che condizionano la vita delle nostre imprese. Proprio ieri, Antonio, sono stato a contatto con un amministratore delegato di una impresa, di una grande azienda del territorio teramano, che mi ha fatto vedere la bolletta dell'energia della sua azienda dell'anno scorso e quella di quest'anno del mese di luglio, 1 milione di euro contro 5 milioni di euro. Questo non è possibile. Non è possibile più accettare che il paese, che il sistema Italia sia schiavo di dinamiche non controllate. Noi dobbiamo lavorare per dare agli italiani nei prossimi 5 anni una certezza, una stabilità e una forza maggiore, con un governo che in Europa possa dire la sua e possa cambiare il destino di questo paese e dell'Europa. Lo faremo con il nostro leader Matteo Salvini, lo faremo con più forza se il 25 settembre metterete una croce sul simbolo della Lega, lo faremo con ancora più forza se Antonio Zennaro sarà presente all'interno della Camera dei Deputati come rappresentante di questo territorio. Grazie Antonio e grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, sarò rapidissimo per lasciare naturalmente la parola agli illustri ospiti che oggi ci onorano. Io sono il coordinatore provinciale della Lega e per me è veramente un onore avere questo parterre qui a Tortoreto. Ci tenevo però a dire che il coordinamento provinciale, il partito, il segretario regionale e il segretario provinciale hanno fortemente voluto la ricandidatura di Antonio Zennaro, una persona per bene, un ragazzo disponibile. Io ho avuto la fortuna, quando sono entrato in Lega, di essere accolto da Antonio, ti ringrazio, e noi abbiamo veramente accolto questa decisione con uno spirito di sacrificio che dobbiamo mettere in atto. Io vorrei dire tante cose, ma devo lasciare la parola. Vi dico solo una cosa, una sola: questa provincia di Teramo ha una sola chance di eleggere un parlamentare, ne ha solo una, sia nella coalizione di centrodestra che nella coalizione di centrosinistra. Questa unica occasione di eleggere il nostro parlamentare in questa provincia significa barare la Lega e riportare ancora una volta Antonio in Parlamento. Quindi sapete cosa fare, e siamo convinti che il 26 verremo qui a Tortoreto a festeggiare con te, Antonio. Credo che non abbia bisogno di presentazioni, cedo la parola al senatore Bagnai, numero 4 in ordine del nostro partito, uomo economista, uomo professore, docente universitario, e io sono veramente felice di poter dire anche un uomo del partito della Lega. Prego senatore, grazie. Grazie Ivan, non sono quinto a nessuno sostanzialmente, questa è la situazione nel partito, è un'ottima notizia.
Io sono qui per dirvi che se faceste quello sforzo che chi mi ha preceduto vi ha chiesto, motivandolo con la bontà del nostro programma, con la difficoltà del momento, che però è un momento molto, molto carico di significato, perché potrebbe consentirci per la prima volta dopo più di 10 anni di ridare al centrodestra il governo del paese e con una maggioranza solida. Ecco, se voi seguiste con diligenza questi consigli mi fareste molto contento, perché devo dirvi che Antonio, di cui vi è stato raccontato dai colleghi del territorio il lato territorio, visto dal lato Parlamento, è stato veramente un collega eccellente, un collega attivo, attento, propositivo, che ha seguito dossier complicati, in particolare nell'ambito del credito cooperativo, del credito territoriale, un ambito che non ne abbiamo parlato per non annoiarvi, perché il tema delle banche è noioso, ma in Abruzzo è un tema anche doloroso ed è un tema importante, perché l'Abruzzo è stato totalmente debancarizzato e noi su questo ci impegniamo a portare avanti una battaglia che abbiamo già iniziato. Un collega presente ma non invadente, un collega assolutamente all'altezza dei ruoli che gli erano stati assegnati e che personalmente, da capo dipartimento economia, stavo cercando di, come dire, di promuovere, in particolare nella commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, quella commissione con la quale eravamo partiti a inizio legislatura soprattutto per cercare di fare chiarezza su una serie di vicende che qui in Abruzzo hanno dei nomi, che sono Tercas, sono Caripe, sono Carichieti, vicende che hanno toccato dolorosamente, temo purtroppo, anche qualcuno di voi, e vicende sulle quali sarebbe e sarà indispensabile dire una parola di verità e poi una parola di giustizia, perché occorre che questa parola ci sia. Quello che poi, per il resto, io sono qui per caso, nel senso che io sono un candidato, mentre il segretario regionale da capolista alla Camera, mentre Antonio sempre sul plurinominale della Camera, mentre Vincenzo da capolista sul plurinominale del Senato hanno l'onore di rappresentare tutta la regione, come forse avrete saputo dai giornali se vi interessava, ma se no ve lo dico io, anche se non vi interessa, io sono candidato nell'uninominale di Chieti, che corrisponde quindi all'intera provincia, sapete che tutti i tagli eccetera eccetera. Io dico una cosa, c'è stata una riforma che ha drasticamente ridotto la rappresentanza dei territori, in particolare con una simmetria a danno dei territori più piccoli. Noi dobbiamo rispondere a questa riduzione del numero con un aumento della qualità, e non voglio dirvi che noi siamo migliori degli altri, perché se anche solo lo pensassi sarei ovviamente in conflitto di interessi. Io voglio dire una cosa però, i parlamentari uscenti, e qua ce ne sono tre, sanno come funziona. Allora, il mondo della scatoletta di tonno, dell'andar lì senza sapere com'è semplicemente per distruggere, non ci appartiene. Noi siamo andati lì con umiltà, ci siamo relazionati con concretezza e con rispetto con le istituzioni, e questo ci ha in qualche modo remunerato, perché adesso noi siamo in grado di stabilire un rapporto con gli uffici e siamo in grado di sapere quali numeri chiamare, a quali porte bussare per fare andare avanti le istanze del territorio. Cioè, il famoso discorso della filiera che si fa, in molti casi rimane un discorso, perché manca poi l'ultimo miglio, quello di Roma. Noi, facendo anche una scelta, mi rendo conto che per molti sarà stata difficile da digerire, quella di andare al governo col PD, voglio ricordare che era in atto una catastrofe globale quando abbiamo fatto questa scelta per senso di responsabilità verso il paese. Comunque, facendo quella scelta, siamo riusciti negli ultimi 2 anni a costruire a Roma tanto
e questo tanto adesso possiamo condividerlo con il territorio. Sono già state ricordate in particolare da Vincenzo le cose che siamo riusciti a fare nel primo anno di governo. Noi andiamo lì non per iniziare un percorso, ma per proseguirlo, e non andiamo lì partendo dal nulla, andiamo lì partendo da una serie di assi sui quali ci siamo mossi, a partire in ambito fiscale da quello della flat tax, sul quale non solo abbiamo iniziato con la cosiddetta mini flat per le partite IVA, che comunque ha contribuito a far emergere il sommerso, ha semplificato la vita di tante persone, ma ce n'è anche un'altra di flat tax di cui nessuno parla, anche perché è stato fatto da uno che, nonostante le apparenze, è una persona piuttosto umile, non ama tanto parlare di quello che fa. E è una flat tax che però per l'Abruzzo è importante, perché è quella per i pensionati esteri, è quella che potrebbe attirare nei nostri borghi dal resto d'Europa e dal resto del mondo tante persone che hanno il desiderio di passare il resto della loro vita nelle nostre eccellenti terre, nei nostri borghi, e che quindi vengono invogliati con un regime fiscale di vantaggio a stabilirsi qui. E quello è un provvedimento che ho seguito personalmente per incarico di Matteo Salvini, prima in legge di bilancio, poi nel mille proroghe del 2019, poi, diciamo così, siamo stati distratti da altre circostanze. È arrivato poi il Covid che ci ha bloccato un pochino tutti per 2 anni. L'impegno che personalmente prendo e che il partito prende è quello di rendere finalmente operativa questa disposizione di legge, facendola conoscere all'estero, e per questo già abbiamo preso dei contatti, e trasformandola in un motore di attrazione turistica e residenziale per le nostre aree interne, che meritano di essere vissute. Ma questa è solo una fra le tante cose. Vogliamo parlare della sicurezza adesso. Qualche giorno fa, ora sono sconfinato, d'accordo, quindi ovviamente è chiaro che prima iteravo mani, ma io mi sono spostato da Chieti qua, ho valicato la frontiera, mi sposterò più spesso. Nel mio collegio, per esempio, confrontandomi con le forze dell'ordine, con i carabinieri che assicuravano la nostra sicurezza, diciamo, mediamente siamo abbastanza amati, però, come dire, prevenire è meglio che scappare, mettiamola così. Mi parlavano del taser, di quanto sia importante, di quanto le persone che erano lì per noi si erano trovati nella loro vita professionale a gestire delle situazioni che con il taser si sarebbero risolte in un attimo, e senza taser si sono trasformate o stavano per trasformarsi in tragedia. E quella è stata una battaglia politica della Lega, che può sembrare marginale, naturalmente, può sembrare così rispetto ad altre priorità. Fatto sta che però, quando ti ci trovi in un problema di quel tipo, il fatto che qualcuno ti abbia provveduto della soluzione ti può veramente cambiare la vita, o semplicemente fartela proseguire, e questo non è poco. Noi portiamo soluzioni semplici, praticabili, e portiamo persone concrete, persone integre, persone anche, vorrei dire, eleganti, come è Antonio, un amico prima che un collega, una persona che ho imparato ad apprezzare nel nostro lavoro sui temi finanziari, di cui mi piace soprattutto l'equilibrio che lui riesce ad assicurare fra la presenza sul territorio e la presenza in aula, ecco, e fra il fare le cose e il comunicarle. Ecco, questo equilibrio fa il buon rappresentante del territorio. E quindi siamo partiti in 3 e grazie a voi torneremo in 4. Io ci credo, e mi auguro che ci crediate anche voi. Possiamo farcela. Grazie per la vostra attenzione. Ora in chiusura il nostro segretario regionale, l'onorevole Luigi Derma. Grazie ad Antonio, grazie a Vincenzo, grazie ad Alberto, grazie ad Ivan, grazie a tutti quanti voi. Io farò soltanto qualche riflessione, perché sostanzialmente
i punti che poi sono i nostri cavalli di battaglia in questa campagna elettorale per dare al sistema paese un governo di centrodestra, guida Lega, con una maggioranza solida sia alla Camera che al Senato, li hanno ben descritti coloro i quali mi hanno preceduto negli interventi. Io rispetto ad un discorso chiaramente basato su importantissime questioni di carattere nazionale che poi hanno delle ricadute chiaramente anche a livello locale e regionale e che hanno ben trattato Antonio, Vincenzo e Alberto, vorrei con voi provare a fare un minimo di ragionamento, non soltanto partendo dalla necessità per avere più sicurezza, meno tasse, quota 41, flat tax, che è una necessità, l'abolizione delle cartelle, che sono necessità che chiaramente gli ordini, le professioni, le categorie, i cittadini, il mondo del terzo settore, l'associazionismo ci chiedono ad ogni incontro che facciamo ogni giorno e non soltanto in questi giorni di campagna elettorale, ma in questi 5 anni in cui abbiamo cercato di rappresentare al meglio l'Abruzzo nei 2 rami del Parlamento. Con voi non vorrei soltanto ragionare della necessità impellente e non più rinviabile di questi punti, ma con voi vorrei ragionare su un'altra questione che si collega evidentemente alla prima che hanno trattato i colleghi poc'anzi, sulla dignità di un territorio, di una provincia importante, di una provincia che ha contribuito a scrivere la credibilità della storia di questa regione, che è la provincia di Teramo, che con questa follia della riforma della legge elettorale, voluta prevalentemente dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, la provincia di Teramo è quella che ha subito di più la mortificazione di essere smembrata, tagliata a metà, un pezzo annessa alla provincia di Pescara, parlo chiaramente in termini di collegi elettorali, un pezzo alla provincia dell'Aquila. E questo quando accade in politica, nel corso degli anni, rischia di trasformarsi in un calo dell'attenzione da parte anche degli attori della politica stessi rispetto al garantire, al dare una rappresentanza elettiva ed elettorale ad un determinato territorio. Ci potrebbe essere il rischio sempre di più impellente che le altre 2 province che hanno evidentemente ereditato una parte l'una e una parte l'altra del territorio provinciale politicamente possano continuare ad imporre scelte nei candidati che non provengano dalla provincia di Teramo. E noi questa riflessione come Lega ce la siamo posta e ce la siamo posta per settimane, abbiamo ragionato, abbiamo cercato di comprendere come meglio potessimo costruire le 2 liste di Camera e Senato, cercando di candidare le donne e gli uomini non necessariamente migliori, ma che meglio in questa campagna elettorale potessero rappresentare le esigenze del partito. E per questo ringrazio i nostri consiglieri regionali, i nostri assessori, i tanti dirigenti di partito che pure avevano dato la disponibilità per concorrere e candidarsi a questa competizione elettorale e che non sono stati scelti. E ci siamo fermati a riflettere perché abbiamo detto: noi non solo dobbiamo scegliere bene, ma dobbiamo scegliere con un criterio territoriale. È vero è che la Lega è l'unico partito di tutte le forze politiche che le liste le ha costruite facendo una riflessione di questo tipo e dando la possibilità alla provincia dell'Aquila di avere candidato un aquilano in posto utile e leggibile, alla provincia di Pescara di avere un candidato al Senato in posto utile e leggibile,
alla provincia di Chieti di avere un candidato al maggioritario e quindi posto utile e leggibile la persona di Alberto Bagnai, che da 20 anni è docente e cattedratico dell'Università di Chieti della D'Annunzio, e di dare a Teramo la possibilità di eleggere e di continuare a far eleggere un parlamentare, nel caso specifico Antonio Zennaro, per i prossimi 5 anni, così anche la provincia di Teramo potrà avere la sua giusta, legittima, necessaria, imprescindibile rappresentanza parlamentare. Quindi il voto su Antonio Zennaro non è soltanto il voto sulla Lega, non sono voti e non possono essere soltanto voti per questo territorio riconducibili alla giustezza delle battaglie politiche che la Lega porta avanti. Quello che bisogna far comprendere ai cittadini di questa provincia è che, essendo la Lega l'unico partito che ha dato la possibilità ad un teramano di essere eletto al Parlamento della Repubblica, dovete far comprendere ai vostri amici, anche a quelli di sinistra, anche ai centristi, che nel caso specifico bisogna dare un voto utile, non soltanto un voto giusto. Perché non votare la Lega a Teramo significa condannare la provincia di Teramo a non avere una rappresentanza parlamentare. E chi racconta, come qualche nostro avversario politico prova e cerca di fare, che Antonio Zennaro non è candidato in posizione utile, dice non solo una bugia nella migliore delle ipotesi, ma dimostra tutta l'ignoranza, perché evidentemente non conosce il sistema della legge elettorale. Il candidato al numero 1 alla lista proporzionale della Camera è il sottoscritto, al numero 2 abbiamo candidato la collega amica Laura Ravetto, che è candidata al collegio maggioritario in altri 4 collegi proporzionali in Lombardia e quindi sarà eletta in Lombardia, e al numero 3 è il candidato Antonio Zennaro, ma di fatto è il candidato al numero 2, visto che la donna sarà eletta in Lombardia. E la Lega ha tutte le possibilità e tutte le caratteristiche in termini di proposta politica, di forza elettorale, di percentuale, che possano garantire l'elezione di 2 seggi, così come è accaduto 5 anni fa. Siamo esattamente nelle stesse condizioni di 5 anni fa, quando la Lega elesse 2 parlamentari alla Camera dei Deputati. Oggi abbiamo percentuali di gran lunga maggiore rispetto a 5 anni fa. 5 anni fa non avevamo 4 assessori alla regione, 7 consiglieri regionali, non avevamo il sindaco di Giulianova, non avevamo il sindaco di Montesilvano, non avevamo il sindaco di Silvimarina, non avevamo 167 amministratori eletti in tutti i comuni di questa regione, non avevamo il presidente della provincia, beh, forse un po' più forti di 5 anni fa, penso che la Lega lo sia, e quindi come possono affermare una falsità di questo tipo? Quindi voto giusto, perché bisogna dare stabilità al paese, bisogna dare la certezza con il vostro contributo elettorale in termini di voti di riuscire a dare una maggioranza stabile al centrodestra sia alla Camera che al Senato, e nel caso specifico di Teramo il voto utile. Utile per questa provincia, utile per questi cittadini, per voi cittadini di questa provincia, votando la Lega e dando la possibilità ad Antonio Zennaro di poter continuare a rappresentare le vostre istanze, le vostre esigenze, di poter ascoltare le vostre denunce, di avere un parlamentare che mai si è sottratto in questi 5 anni al confronto, al colloquio, alla disponibilità. E credo che sia uno dei parlamentari che abbia presentato più ordini del giorno, più emendamenti, ha trattato questioni legate al terremoto, alla sicurezza, la battaglia mai cessata con questo rapporto di amore, odio e Poste Italiane per garantire l'apertura anche nel più piccolo comune di questa regione di uno sportello che potesse dare soddisfazione, certezze e servizi ai nostri concittadini e ai nostri abruzzesi. Un parlamentare che si è saputo distinguere non soltanto per bravura e per competenza, ma Antonio si è saputo distinguere dentro la Lega, fuori la Lega e di fronte all'opinione pubblica per essere un signore, una persona educata, una persona capace,
una persona che quando ti dà la mano sa mantenere la promessa, e soprattutto una persona che mai, mai, mai ha commesso nella propria attività politica, nella propria attività parlamentare, né zone d'ombra, né macchie, né dubbi, né chiacchiere. E noi di queste persone abbiamo bisogno. Zennaro rappresenta esattamente quello che la Lega vuole dalle proprie donne e dai propri uomini: persone ligie, persone corrette, persone coerenti e persone che non prendono in giro gli elettori. Per questo abbiamo candidato Antonio Zennaro, per questo abbiamo dato la possibilità a Teramo di avere per altri 5 anni il proprio deputato all'interno del Parlamento italiano. Per questo chiedo a voi di votare convintamente per la Lega, perché votare la Lega significa votare e dare la possibilità a Zennaro di essere nuovamente rappresentante di questa provincia. E per questo motivo e per questi motivi continuo a chiedere, e lo farò per 30 giorni consecutivi, a tutti i cittadini di Teramo, indipendentemente dalle loro simpatie, appartenenze politiche, appartenenze partitiche, di dare un voto utile per far sì che questa provincia possa continuare ad avere la propria rappresentanza. È l'unico partito che darà questa possibilità e che dà questa possibilità a questa provincia è la Lega. Quindi fatelo convintamente, facciamolo per dare alla provincia di Teramo una prosecuzione alla propria storia politica, che è stata una storia politica importante. Questa è una provincia che ha dato senatori, deputati, personaggi di peso, che hanno scritto la storia della nostra regione, che hanno dato contributi importanti in termini di idee anche alle attività parlamentari. Non può finire tutto così a causa di una riforma scritta nell'ultima aula buia e grigia di qualche stanza del ministero competente dall'ultimo funzionario di Stato imbeccato dal primo impreparato 5 Stelle che ha suggerito questa follia dello smembramento della provincia di Teramo. Quindi facciamolo insieme, ridiamo forza a questo territorio, ridiamo dignità alla provincia di Teramo e ridiamo soprattutto a tutti i cittadini di questa regione la possibilità di eleggere 4 parlamentari della Lega, perché vedete, la Lega avrà un ruolo determinante all'interno del prossimo governo di centrodestra. Più parlamentari della Lega eleggerà l'Abruzzo, più l'Abruzzo avrà la possibilità di tornare al centro dell'agenda politica nazionale. Questo è il nostro compito, ma lo possiamo adempiere, lo possiamo cogliere come obiettivo soltanto se voi continuerete a sostenerci convintamente in questi 30 giorni. Grazie. Grazie a tutti e vi invito per un buffet, un aperitivo per stare insieme. Grazie a tutti. Ci vediamo in giro. Ciao.